un front flip della vita. Non so se riusciremo a farlo, Lon, tieniti forte. No, Happy, mi sa che qua moriamo malo malo. Mi avevi promesso di mostrarmi qualcosa. Allora, no, non era l'uccello, Espy comunque vola. Mi sono un attimino improvvisato pilota di aerei nell'ultimo fine settimana, ma noiavo, non c'è un cazzo da fare. Oh mio Dio, ma fa parte della tua famosissima collezione di aerei, quella che mi prometti sempre di mostrarmi. Sì, ce l'ho da tipo 2 ore la collezione di aerei ed è composta da un aereo. Che cos'ha di così bello? C'ha le mitragliatrici che funzionano da dietro. C'ha le mitragliatrici! Espy, perché non ti schianti con l'aereo da su qualche collinetta così ti diverti? Perché non so volare, aspetto che sia tu a schiantare questo aereo, perché scommetto quello che vuoi, che tu non sia in grado di pilotare questa cosa. Ci scommettiamo un pezzo del tuo prosciutto? Ma porca di quella porca, accetto la sfida anche se non so guidare. Bravo! Ah, oh, questo è lo spirito. Guarda che figata. Smitraglia! Guarda che figata. Oh, bellissimo! Espy, guarda i flap che si muovono anche in maniera dinamica, che spettacolo. Oh, dai, flappamelo tutto, vai Flappy Bird, vola, vola, vola piccolo Flappy Bird. Prima volta che guido un aereo, moriremo tutti, via! Come prima! Pa, 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 pa. Ma non collezionavi aerei tu? Io colleziono aerei, non li so guidare, Espy. Non è male. È molto sensibile. Aspetta, oh mio Dio! Devo capire i tasti, devo capire i tasti. Espy, dammi un secondo. Aspetta, sii gentile quanto sei gentile con me. Quanto sono gentile con te? Allora dovrei fare tipo cose del genere. Tipo così. Non fare giri della morte. Mi sta risalendo la macedonia di banane, per favore. Espy, non atterra bene. Non è sceso dall'aereo. Atterra, non implatanarti. Circa? Ok. Ho premuto il pulsante dell'espulsione rapida. Ok, proveremo una partenza molto molto rischiosa, Espy. Ci sei? Sì. Ho già vomitato la macedonia di banane. Via. Ora manca quella di zucchine. Oh, cosa fa? Partenza. Perché? Perché parte come un elicottero platano? Ok, ci riprovo, ci riprovo, ci riprovo. Vai, fattibile, vai. Fattibile, tutto calcolato. Tutto calcolato. No, attento platano. Guardalo, 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 Espy. Dio, perfetto. Voglio vedere qualche trick, voglio vedere qualche trick assurdo. Qualche trick così, Espy. Yes. Ok, ok, non lo so ripigliare, non lo so ripigliare. Ho fatto la mia chiata. Le tue cosce sono così calde, Lon. Sto urtando dappertutto. Cosa c'entra le mie cosce, Espy? Attento, ci sto schiattando, Lon. Atterraggio perfetto. Aspetta, aspetta, guarda, mi metto anche sulla pista, più figo di così. Oh, perfetto. Ti sto cavalcando. Era bellissimo, Lon. Mi ha fatto provare certe emozioni che... Lasciamo stare, lasciamo stare, abbattiamo l'aereo che ci sono prove. Mi sento di nuovo uno youtuber completo. Il pupazzo di palle di Lon. Che bello che è. È un pupazzo di palle. Espy, è un'edizione limitata, costa qualche milione di euro. È un'opera rarissima. L'hai appena cagata qui, Lon, smettila. L'hai rotta? Non l'ho rotta io. Espy, l'hai rotta? Sei tu che fai cadere le palle, Lon, non sono io. Non è vero, andiamo alla prossima creazione. Ispirato dalla tua collezione di aerei, ho deciso di comprare una mia hoverboard. La mia c'è la spada laser. Anche la mia. Oh sì, la mia più lunga di spada laser, guarda. Non scappare, Lon. Voglio starti vicino. Voglio combattere il Sith che è dentro di te. Vieni qua. Ma non è vero. La cosa è, non è che sono stato violentato da un Sith e sono gravido, abbia pazienza. Forse. È che i Sith arrivano di notte, ti fanno l'anestesia, quindi non senti nulla. Ah, come sei esperto? Ecco le tecniche di stupro di Espy Jockey da dove derivano. Senti, io sono stato allevato dai Sith, come Mowgli dai lupi. Aspetta, Espy, 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 guarda che roba. Guarda che roba, no, mi ha preso il volo, piccolo bastardo. Sono partito. Ciao, Espy. Ti raggiungerò un giorno, Lon Gamer. Hello. Buongiorno. Anche tu sei sotto sopra. Sono un attimino sotto sopra, la giornata è cominciata in maniera strana. Oh mio Dio, siamo diventati dei droni. Sì, è vero, abbiamo droni da battaglia, guarda che figata. Dove sei? Voglio raddrizzarmi, no, così ambigua. Oh, Espy, sei Palpatina. Palpatina, anch'io sto cercando di raddrizzarmi, ok? È in quel periodo del mese, non vedi che è tutto rosso, porco cane. Sto arrivando anch'io, Lon. Continuo a prendere il volo, Lon. Sto atterrando vicino a te, Lon. Complimenti, ottimo atterraggio. L'atterraggio della vita. Però, dopo questa battaglia con le spade laser, darti qualcosa di importante. Vieni qua, abbracciami. No, abbracciami un cacchio, stammi lontano, schifoso, pervertito, cosa vuoi? Ascoltami, ho qualcosa di importante da dirti. Ovvero? Io sono tuo padre. No, me lo dici adesso dopo che abbiamo fatto cosacce per tutte queste settimane? Oh mio Dio, devo andare a suicidarmi, addio Espy, anzi addio papà. Lon, dove stiamo andando? Dov'è che mi stai portando questa volta? Stai buono, ho ciulato questa macchina così, passavo e mi piaceva, era carino, ho detto, ui la ciulo e tanti saluti. Oh, che carino. Potrebbe esserci la pula che mi insegue, oh, non mio ti preoccupare, Dio. È un veicolo iperveloce questo, però è difficilissimo non da controllare. Non fare queste cose, Lon. C'è scritto pure danger sotto. Calcolato. C'è scritto pure danger sotto. Non a caso, guarda. È per fare i mega trick, vedi, guarda che figata. Oh mio Dio, ma è meravigliosa. Beh, devo dire che hai gusto, aspetta, non per la sicurezza, aspetta. Ma per il resto. La raddrizzo, dammi un secondo.
Stai non usando le portiere per raddrizzarla. La professionalità, l'ingegneria di Lon, qualcosa di straordinario. Espi, sono bloccato dentro, la puoi raddrizzare tu cortesemente. È una delle cose più tristi che tu abbia mai detto. Dai buono, Espi, raddrizza la macchina, raddrizzala tutta, come solo tu sai fare. Tranquillo, tranquillo, veloce se... che sento le sirene della pula, Espi. Aspetta, arrivo, mi piace la sirenetta però a me. Arrivo. Sei? Ok, le fughe. Lon, ti devo dire una cosa. In realtà io sono un poliziotto sotto copertura. Sono qui per fare le pulizie alla tua auto. E anche per metterti le manette. Ho portato le manette pelose, va bene lo stesso. Sono un esperto della fuga, ciao. Fuzza sega, via. Vieni qua. Ah, Lone, dove sei? Lone. Sto facendo la pipì, porco cane. Sto facendo la pipì, dimmi. Espi, cos'è sta roba? Questa è una sorpresa che ti volevo mostrare. Ho fatto la collezione dei Plasmon. Ho trovato il Plasmon d'oro. Ho deciso di acquistare questa cosa con i miei Plasmon, capisci? Ho scambiato i miei Plasmon. Sono confuso, ok? Forse l'ho rubata. Espi, ma come l'hai rubata? Però non so bene come funzioni, mi puoi dare una mano? Perché è un mistero ancora. Espi, c'è il pulsante qui, c'è il pulsante qui. Ah, ma sei proprio bravo, Lon. Non riesco troppo, ciccio. Espi, il plasma sei sicuro che non te li sei mangiati tutti? Quanti ne hai aperti? 3000 confezioni per trovarlo? Oh mio Dio, bellissima! È una nave di lusso! Oh, ma che minchia di barca hai preso, Espi? Che barca ho trovato, casomai? Lon, preparati, perché ho già il piede sull'acceleratore! Espi, sei sicuro di quello che fai? Oh mio Dio! Yes! Espi, albero! Andiamo! Espi, albero! No, quale albero? Roccia! Ok, non è male. Un po' inclinato. Nessun problema. Non si può implatanare, garantita. Ok? Non si può. È impossibile. Guarda. Sei riuscito a implatanarla? Sono riuscito a implatanare. Però è in garanzia. Espi, ha implatanato una barca. Ha un meccanismo di splatanamento tutto suo automatico. Ah, sì. Beh, ovvio. Guarda! Che hai fatto? Cos'hai fatto? Yes! L'ho splatanata! Se sapessi come raddrizzarla. Epi, l'hai rimplatanata di nuovo. Senti, a cui la gente ha chiesto il bis, ok? Ho dovuto accontentarla. Piano. Ok, tutto sotto controllo. Guarda, Lon. Guarda, siamo arrivati in montagna esattamente dove ti volevo portare, Lon. Con la barca. Sì, con la barca. Ok, che qualche problema. Oh mio Dio, ok. Andiamo al mare ora. Ho cambiato. Epi, mi compro un GPS il prossimo anno. Te chiaramente non sai dove andare. No. Tutto calcolato, Lon. Non ti preoccupare. Vedi? Adesso questo è campeggio, siamo in campeggio, questa è la nostra tenda, vedi? È una barca a tenda. Lon, apri le gambe e solleva questa cosa. Grazie, Lon. Finalmente posso respirare di nuovo aria. Oh, l'aria delle tue ascelle stava iniziando a diventare un pochino troppo viziata, lo sai? E perché non ci rientri lì dentro, porca di quella porca? Aspetta, e ora come facciamo a raddrizzarci? Normalmente. Cazzo, sono bloccato dentro di nuovo. Lol, cosa stai facendo bloccato lì? Oh, le figure di merda sto facendo, Espi, abbi pazienza un secondo. Espi, ti vedo che sei partito. Lol, sono passato in mezzo a un platano. Dove stai andando? Senza implatanarmi. Senza implatanarmi un cavolo. Ultime parole famose. Ok, sono diventato di nuovo una tenda. Sono scelte personali. Che scelte di merda, Espi. C'è qualcosa che vorrei chiederti, Lon. Ho sempre desiderato che tu vincessi uno sacchetto per me a delle fiere, ok? Ma perché? Ma cosa? Ma che feticismo strano c'hai oggi, Espi? Per favore, allora, visto che c'è questa fiera itinerante in città, ok? Sono gli americani che hanno portato queste cose. Trump, è Trump che ha portato queste cose, Lon. Il sommo presidente Trump. Lode a Trump. Sempre se l'ho dato. Quindi, Lon, dovresti cercare di colpire quei tronchetti con questa grande arma della potenza. Che è un vero e proprio cannone Scrum Mechanic. Scusa, sembra un messaggio pubblicitario. Ma sì, è veramente un cannone meraviglioso su Scrum Mechanic. E spara veramente proiettili pesanti quanto la mamma di Lon. Ma non diciamoglielo questo. Quindi, Lon, tu dovresti teoricamente salire lì sopra e sparare quei tronchetti per vincere uno sacchiotto per Espi. Oh, Espi, ho un'idea. Sai come possiamo renderlo più divertente? Ti metti lì al posto di uno dei tronchetti e io ti sparo e vediamo se ti becco. Ok, ci sto. Se mi becchi, stanotte ti becchi il bis. Dai, su, vai. No, mi sa che becco il tronchetto che è meglio. Ma Espi mi dice che il colpo è pronto, sicuro che sparo io? Se prendi io? Me, lo sai che c'è anche il bonus, Lon, quindi... Non ti sto neanche mirando, guarda, non ti sto neanche mirando. Ok, pronti? 3, 2, 1 e... Boink! Oh! Ho beccato il tronchetto! Preso! Ho beccato il tronchetto al primo colpo! Espi! Come hai fatto? Vieni qua, ti voglio dare un bacino! Ma vieni che? Qua. No, resto su! No, vieni ti qua. Sparo, Espi, non rompere i coglioni! Saltami in faccia, Lon! No, questa è ambiguissima! Espi, ti uso come proiettile, non stracciare la minchia! Facciamo una bella cosa!
Ora se ne riesci a beccare un altro, hai pure l'extra. Cosa? Ho paura di quale possa essere l'extra. Aspetta che ricarico l'arma. E questa volta voglio godermi la scena dall'interno. Guarda, vedi, vieni, aspetta, ti faccio vedere come funziona. Eccomi, Lon. Ok, come vedi, questo grigio è il proiettilone, lo vedi che bel civilotto? Uh-huh. Con uno lo riusciamo a caricare, questo lo spinge in dentro, torna in fuori. Oh. Sì, lo so, non ti gasare, Espi. Con il numero 2, guarda le spie della mia sinistra, con il numero 2 carichiamo i motori. Quando la spia diventa rossa, il colpo è pronto per essere sparato. Vai, Lon! Bello! Oh mio Dio! Bello. Ne catti fuori altri due! Non questo ci credo, bello. Anzi altri tre! Pazzesco! Chissà quanti orsacchiotti ho vinto. Non credo sia orsacchiotti, Espi. Credo sia un campo di addestramento militare. Io la butto là. Ok, ora mi dai gli orsacchiotti, però. Espi, gli orsacchiotti non li abbiamo. Abbiamo le palle quelle da mare, se vuoi. Che bello! Au, sulla gingiva. Mi piace la palla. Cioè, quelle da mare, intendo. I palloni grandi. Se vai in acqua, mi incazzo. Ma non c'è l'acqua qui, Lon. Da mesi che facciamo la sete. Lo so, abbi pazienza, c'è la crisi. È mio questa palla, Lon. No, non mi batti. Yes. Non mi batti. Lo prendo io. Io. No, non prendo le palle, sono mie. Non mi dai mai parte della roccia. Oh, anche le palle piacciono a tutti e due. Mia palla. Espi, cos'è quella roba? Una macchina nuova. Che bella. Espi, l'ho bucata la palla. Non volevo. Scusa. Oh, mi spiace. Se vuoi dopo ti buco via, non ti preoccupare. Andiamo. Cosa? Lon. Cos'è questa cosa? Oh mio Dio, c'è anche i tic nervosi quest'auto. Secondo me è un'auto coccinella che si trasforma. Guarda quanto bella è. Ma che così a caso? Trovi un'auto e sì, è un'auto coccinella che si trasforma. Prima cosa che pensano tutti. Che bella macchina. Oh, Lon, cosa fai? Sono entrato molto volgarmente. Espi, veloce prima che il proprietario se ne accorge. Leviamoci dalle palle. Non ci sono strani pulsanti. Espi, cosa stai facendo? Espi, cos'è? Sto premendo pulsanti. Oh mio Dio, si sta ribellando la macchina, si sta ribellando. Ho paura, è un transformer. Oh, si sta trasformando, è bellissima. Oh mio Dio, si è trasformata così bene. Andiamo. Ok. Vola, realmente vola. Guarda come platano, vola. Espi platano. No, tranquillo, è tutto sotto controllo, Lon. Questo pulsante cosa fa? Possiamo volare a polo. Oh mio Dio, ho premuto l'uscita d'emergenza. Ho premuto il pulsante per l'uscita d'emergenza, l'ho attento. Ok, atterraggio perfetto, era tutto calcolato. Pure abbandonando la nave come schettino ho fatto l'atterraggio della vita. Non credo sia l'esempio giusto, ma vabbè. Lon, mi dai un'altra chance di governare questa cosa? Lon, aspetta, forse c'è un modo per fare i backflip. Non mi sembra una grande idea. Ora proverò un front flip della vita. No, sarà un front flip. Non so se riusciremo a farlo, Lon, tieniti forte. Mi sa che qua moriamo malo. Fottesega, ti lascio, ti abbandono. Pulsante alla fuga dei codardi. Yay. Ok, sono tornato. È stato strano. Ma sei tornato fra di noi. Sono... Oh, è stato brutto. Mi saresti mancato così tanto. Un bacino in fronte. Ma proprio andiamo a recuperare, guarda, la creazione. Ah, Lon, allora dimmi, sei soddisfatto delle mie doti di pilota, di coccinelle? Guarda, Espi, te lo dico con un rebus. Quando si tratta delle tue doti da pilota, questo è il rebus. Indovina un po' cosa voglio dirti. Chissà cosa vorrà dire Lon. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Ma che prossimo episodio? Espi, volevo dire che sei due palle.